Vuoto è il titolo del suo ultimo romanzo, ma che cos'è per lei il vuoto? E secondo lei è qualcosa che fa paura, da temere? Ma il vuoto non è vuoto, il vuoto è pieno di progetti sbagliati, di programmi che non vanno a segno, di sogni spezzati. Il vuoto è quello che rimane dopo un fallimento. E il vuoto è anche un problema sociale. Chi di noi avrebbe saputo l'esistenza di Avetrana se Sara Scalzi non fosse scomparsa? A volte la scomparsa conta più della presenza. Nel ciclo dei Bastardi di Pizzo Falcone lei tratteggia le vite dei protagonisti, alcuni di questi sono molto giovani. Oggi Banca Campania Centro dà 105 borse di studio a dei ragazzi giovani. Che consiglio sente di dare loro? Ma io vorrei che loro rimanessero qui, che loro si rendessero conto innanzitutto delle potenzialità di una regione che può dare tantissimo, che ha una cultura, un'enogastronomia, un'archeologia, una storia che possono dare da mangiare. Cioè io credo che oggi come oggi il mito del lavoro lontano non abbia più senso, che valga la pena di trattenere i nostri giovani, che i nostri giovani credano soprattutto nella loro terra. Quindi io mi auguro che loro possano rimanere. Quanto è importante secondo lei la presenza di un autore come De Giovanni ad un evento del genere? È importante perché oggi sta a dimostrare in modo tangibile, proprio realistico, che si può anche essere qualcuno nonostante tutti i difetti di questo nostro mezzogiorno. Maurizio De Giovanni è riuscito innanzitutto a far appassionare anche i Medi Gialli, che prima avevano un apporto episodio, ma è riuscito a recuperare quella napoletanità, quel modo di essere, quel modo di intendere che è peculiare, partecipe, è solo il patrimonio della nostra gente. E l'ha reso intelligibile in un modo intelligente a tutto, a un gusto più ampio. È un successo che viene dal sud e da valutare molto molto favorevolmente.